Ci sono arrivati pacchi da tutto il mondo. Abbiamo assaggiato i cibi di qualsiasi cultura. Abbiamo sgranocchiato insetti, serpi essiccate, semi indistinguibili, dolci salati, dolci piccanti, salati piccanti, dolci, salati e piccanti le cose. Ma il pacco di quest'oggi, il pacco di quest'oggi, ci ha sconfitti. Scusate, ma non era mai successa una cosa simile. Questo è veramente troppo, non ce la facciamo neanche noi. Ragazzi! Non è uno spin-off di Breaking Bad, è proprio... Cioè, madonna santissima, tu non lo senti? Io, ma a me non arriva no, niente. No, no, a questa distanza è qualcosa di... Allora, perché abbiamo le maschere? Io spero che mi sentano. Sì, ti sento. Perché praticamente questo pacco ha incominciato a puzzare malissimo all'interno del nostro studio. Ma roba che aprivamo la porta e sentivamo la puzza di merda, di roba putrefatta. Pensavamo fosse l'immondizia, l'abbiamo buttata e non era l'immondizia, era questo cazzo di pacco. Allora, siccome io non sento niente, tu prendi la GoPro. Allora, vedi le cose cinesi come servono? Questo è antifumo. Ce l'ho mandata da... non so da dove sia. Oh, io sto avendo un'immagine brutta. Immagino che da là dentro ti arrivi l'odore di questa roba e tu vomiti, ma là dentro. Madonna, aspetta, arriva pure a me. Arriva anche a me, Porca trona, è putrefatto, qualsiasi cosa sia. Potrebbe essere la testa di un gatto, o di un cane, o di un uomo, un bambino. C'è qualcosa di rosso qui dentro. Che cazzo è? Non lo so, è... L'immagine esplicativa, è un trita... Aprilo con cura. Non vorrei che i liquidi... Madonna che puzza, si sente pure la sua porca di quella puttana. Ah, occhio, occhio. Cosa? Tagliare? Fai tagliare a Mario, ma... No, porco due, raga, quanto cazzo puzza. Madonna, ma che cazzo è? Io sono sicuro che ci sia una cosa che fa così, non è tutto, però... Cioè io la sento da qua dentro e c'ho il respiratore, questo è un filtro... Cioè questo non fa passare il fumo. Sei pronto? Fai tagliare a Mario, qua c'è la testa di un procione. Ok, sembra tutto molto... Oh, Cristo! Oh... Lo sento anch'io, lo sento forte. No, raga, puzza. Potrebbe essere uno di questi aperti. Oh, cazzo. Cazzo, è lui? Ha toccato una cosa... No. È umidiccia. Fammi vedere la mano. È umidiccia, però. E non voglio sapere di che cosa odora la tua mano adesso. Oh. Potrebbe essere tranquillamente la testa di un morto. Che cos'è? Il peso è quello. Ma lui che puzza? Non lo so, non lo sento. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Oh Cristo, però, mamma. Ma è che appiccicoso sto pacco. Ma ha subito dei... Oh, io sto... Oddio, che puzza di merda. Dobbiamo individuare il maltorto. Il colpevole. È la busta che puzza, cioè. Allora, queste sono tutte bevande. È stato pure bravo all'impacchettare, ma qualcosa deve essere andato storto. Il resto sembra in buono stato, cioè. O è uno di questi che si è aperto. Merda che puzza. È questo? Non capisco perché ho la mascherina, aspetta. No, ma non ci riesci. No. Dentro a quello? Ragazzi, sto cercando di individuare. Ma deve essere forza questo, dai. Oh. Allontaniamo tutto. Fate attenzione a quello che ci mandate, raga, perché può morire qua dentro. Oh Cristo! Mi è arrivato. Cazzo! Mi è arrivato! Porca troia! È qui dentro. Non so, potrebbe esserci roba viva. Non credo, questa non è più viva da tempo. Non lo so.
Ma secondo te il resto possiamo mangiarlo? È stato compromesso? Oddio, che cazzo è? Io non lo vedrei manco, lo butterei e basta. Non ti lamentare che tu hai una maschera. Porca troia, quello che entra qua è molto più potente del resto. È disgustoso, ragazzi. Io mo sto a una certa... Dai, mo sto per fumità, Cristoforo. Toglitela, secondo me peggiori le cose. È per il fumo, non è per il puzzo. Ghiaccio. Qua c'era qualcosa di vivo. Oddio, biohazard praticamente. Qua dentro c'è della muffa. Oh cazzo. Mettiti la mascherina. Oh. Cosa voleva darci il nostro amico? La salmonella. Ma... c'è del liquido sul fondo. Ma perché soprattutto? Perché ci mandate le cose col... Oh, oh no, oh no, no, no. Prendi una busta. Prendi una busta perché la dobbiamo isolare tra un po'. Dio, Dio, Dio. Oh, Dio. Ma perché abbiamo aperto questo per prima? Ah, senti, devo andare fuori. Devi andare fuori? E devo vedere che cazzo c'è fuori, altrimenti qua non ne usciamo vivi, eh. Tra un po' qua non... Portiamo di là? No, fammi uscire fuori, apri il balcone. È troppo, è troppo. Dio santissimo. Metti... Oh! 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 Wow! Wow! Perché lo sento addosso? Perché è fortissimo! Oddio! Dovete venire a sentire sta cosa! Scusa, vai fuori. Scusa, vai fuori al balcone, no, vai. No, che schifo. Vai fuori al balcone, vai. No, vai. No. Ma che cazzo è? Madonna! Biohazard! Io sto per vomitare. Ti giuro, sto per vomitare. Ti giuro, c'è qualcosa lì dentro che una volta era vivo. E adesso non lo è più. Oddio. Ma che cazzo c'è? Calmi. Ah, fai la busta. Non lo so. No, io non ho mai sentito una cosa così. Lo inquadro, è una cosa innocua. È una di quelle cose. Sto venendo da via. Non è vomito. Ma che cazzo è? Aspetta. No, no, no. È tipo vomito. No, no. No.
Ora oggi Giagas ci fa un baffo. Oh Cristo, è morto 6 volte quel coso. No, ma non è impazzito. Ma che cazzo è? È pesce? Allora, il piano è questo. Mentre... Ma perché? Perché ti lasciavo il bambino sul lato del storico? No! No! Ok, ce l'ho. Hai vomitato? L'abbiamo ucciso, dai. Questo se lo dovevamo fare, glielo dovevamo tirare dentro la stanza dalla finestra. Diciamo così a chiave noi. Io faccio il doppio nodo. Metticene un'altra. Metticene un paio di impulsi, ma che cosa è morto, non lo so. Non lo possiamo sapere. Ci risponderà il nostro amico. Ci risponderà il nostro amico, ci dirà con cosa ha tentato di ucciderci. No, io ti ho pentrato. No. Che cazzo è? Non si fa. Ma questo è il peggio del fondo, il peggio del pesce gatto questo. Sì, è vero. Pesce gatto. Pesce gatto. Non è così, ma oh, ti ho detto, sento un cazzo di vedere di cadavere. Questo proprio che ti fa proprio in una diretta. L'hai ucciso. Aprite di là che fa un po' di... Madonna, raga, qua non si può sta... Ragazzi... Ragazzi, l'aria è diventata irrespirabile. Qua dentro... Aprite di là. Raga, qualcuno c'ha da scorreggiare così cambiamo l'aria. No, ragazzi, è orribile. È veramente uno degli odori più brutti che abbia mai sentito in vita mia. Abbiamo compromesso 120 metri quadrati di studio. È tutto compromesso questo posto. Cazzo di schifo. Posso dire che sia la cosa più schifosa che io abbia mai sentito? No, ma assolutamente. Il problema è che probabilmente è contaminata questa roba. No, io veramente, perché ha un odore poco salubre. Quindi noi ringraziamo il nostro amico, lo ringraziamo tanto, ma qualcosa è andato storto nel trasferimento. No, raga, è veramente impossibile. Tra l'altro, guarda, il pacco ha subito dei danni tremendi. Io credo che abbia preso troppe mazzate il suo pacco. Sì, perché guardate, cioè queste altre cose sono... Queste magari riusciamo a riprendere, a recuperare, a pulire, non lo so. Beh, questa è roba chiusa ermeticamente. Non ha neanche un brutto odore questa roba, eh. Io non so, aspetta, c'era una busta. Leggiamo il nostro amico. Ma magari ci dice cosa c'era là dentro. Porca troia, ragazzi, io mai sentita una cosa così in vita mia. 33 anni mai sentita, lui in 34, mai sentite. Masi. Madonna. Sono Mario e Nicola, sono Masi, un ragazzo nato in Polonia e vivo in Italia da 14 anni. Vi mando un pacco con del cibo dalla Polonia. Spero un giorno di riuscire a incontrare le persone e stringervi la mano e farsi il classico selfie. Tu oggi hai fatto molto di più, amico mio. Sei rimasto nella storia. Sperando che dopo questo pacco, se ci dovessimo incontrare, voi non mi spuntiate in un occhio. Ti vomitiamo in un occhio. Vomitiamo. Spero che il pacco vi piace. Buon appetito e buon divertimento. Guarda. È stato divertentissimo aprire tutte le finestre e chiudere questo aborto in due buste. Noi e io non so come smaltiremo. Riso e pianto e vomitato. È stato... Oddio. Molti diranno che è fake, secondo me. Ma perché... come fai? No, l'ho ripreso dentro la busta. Lo so, ma non possono capire la potenza, capito? Qua dentro adesso è irrespirabile l'aria. Però non è salubre. Però rispetto a quella che abbiamo respirato là fuori, all'aperto. Fuori, all'aperto e tira vento. È stato devastante.
vi giuro, una cosa stomachevole. C'è anche questo che non so che cosa sia. È il tipico bar Ciccioboni. Che sta roba molto scelta, capito? Sì, è molto selezionata, però io... Allora, c'è questo il problema, cioè... Quella cosa era morta da un sacco di tempo, quella, cioè... L'odore che ci stava là, mo, ormai quante ne abbiamo fatte? No, allora, abbiamo mangiato anche il pesce gatto in barattolo, ti dico, cioè, abbiamo sentito. Però per dirvi, allora, questa cosa l'avete vista, era chiusa ermeticamente, inscocciata, era dentro una scatola, chiusa a sua volta col nastro da pacchi e ci ha reso irrespirabile l'aria nell'ingresso. Immaginate, aprendo il pacco... Che cazzo abbiamo potuto... Cioè, lui gli è entrata nella maschera antigas. No, io stavo vomitando nella maschera, come da te premesso. Stava succedendo, tipo, le caramelle sono... Queste caramelle adesso sanno di quella roba lì. Sì, l'odore purtroppo è quello. Ma sa tutto di questa... La carta è impregnata di quella roba lì. Allora, probabilmente non è roba compromessa, ok? Ma è disgustoso per noi anche solo il pensiero... Che sia stato lì vicino... Perché veramente non è una cosa sana, non è sano neanche stare seduti qua dove siamo, perché ci saranno dei germi nell'aria che non... Allora, Massi, noi mo ci fermiamo perché intanto non ce la faremo a mangiare, siamo troppo disgustati, e forse è la prima volta che lo facciamo, non è per la roba che non ancora riusciamo ad assaggiare. Anzi, siamo sicuri che fosse buona. Noi la mettiamo in stand-by, magari dopo qualche giorno passerà questo odore qui. Quindi almeno le bevande poi le riprenderemo. Sì, almeno le bevande. Per adesso ci dobbiamo fermare un attimo, altrimenti vomitiamo. E scusate, ma non era mai successa una cosa simile. Questo è veramente troppo, non ce la facciamo neanche noi. Ciao! No.